Roberto Adamo, ospite della redazione del Piccolo, adesso possiamo dirlo ufficialmente, si separano le strade tra te e l'Arquatese. Buongiorno, sì, è stata una scelta abbastanza dolorosa e faticosa da ambo le parti, però si è scelto di non proseguire il percorso insieme. Resta comunque una stagione molto positiva con 53 punti realizzati, terzo posto, i playoff, quindi il bilancio non può che essere buono, penso anche da un punto di vista personale. Il bilancio, partiamo dal presupposto che tu mi conosci, sai che la voglia di fare meglio regna sempre dentro la mia mente e il mio cuore. Non posso negare che sia stata una stagione clamorosa. Io la metto nelle primissime posizioni dei miei 14 anni di allenatore o provare a fare l'allenatore, soprattutto con una partenza un po' in salita, ma abbiamo fatto un girone di ritorno meraviglioso, collezionando, se non sbaglio, 31 o 32 punti. Io ci tengo a ringraziare l'Arquatese perché è una società bella. So che la parola bella non costituisce una rappresentazione abbastanza precisa diciamo, del significato, però partire dal presidente che lo ringrazierò a vita perché ho trovato, oltre che una persona competente, una persona meravigliosa. Lo terrò dentro la mia mente e il mio cuore per tutta la vita, come tutti i facenti parte della società, come Vittorio, come Stefano, come Frichi e tanti altri che non voglio dimenticare. Quindi grazie. E poi voglio ringraziare ovviamente tantissimo il direttore Tagliafico, con cui ho condiviso 3 anni meravigliosi. Facevamo il conteggio più o meno in 3 anni, ci sono circa 1095 giorni e noi per 1095 giorni siamo stati 1 ora e 15, 1 ora e 20 al telefono. E al mattino, quando non arriva più questa telefonata, sai, senti che ti manca qualcosa. E quindi lo ringrazio perché mi ha aiutato tanto e mi ha fatto crescere. Come voglio ringraziare Nico Tascheri. Un po' un anno di addii e di separazioni, ma Nico è giusto che faccia la sua strada, ha tutte le carte in regola per fare il responsabile di una prima squadra e io credo che otterrà grandissimi risultati e spero, come gli ho detto in un messaggio privato, che lui possa raggiungere tutti i suoi sogni e tutti i suoi desideri. Ti faccio un'ultima domanda, non di futuro perché mi rendo conto che sia troppo presto parlarne, però ti chiedo due partite di questo campionato, quella che ti è rimasta più nel cuore e quella che magari vorresti rigiocare. Allora, che mi sono rimaste nel cuore, devo dirtene due, se mi è concesso. La prima è quella giocata in casa contro il PSG, dove ricordo con grande piacere e senza vergogna li chiudemmo nella nostra metà campo volontariamente. So che può un piacere. Su un paio di strappi per tempo fatti, vincemmo poi 1-0 con il gol di Danne, fu una partita meravigliosa, di un'emozione unica. La più potente è quella che ha dato anche, secondo me, la svolta al nostro campionato del girone di ritorno, è stata la seconda giornata di ritorno contro la Santo Stefanese, dove abbiamo fatto una partita, credo, una delle più belle del campionato, se non la più bella, vincendo 1-0 su calcio d'angolo, quindi magistrale. Quella sì, col gol di Sciacca è stata la partita che ricordo con grande piacere. Quella che vorrei rigiocare, dove ho fatto molti errori, sono sincero.
quella dove, diciamo, penso di aver fatto qualche errore nella costruzione della partita, è stata il ritorno contro l'Ovadese, nonostante un gol fantasma di 30-40 cm dentro, però ricordo quella partita, non la preparai a perfezione e credo che quella sconfitta fosse un buon 80-90% mia responsabilità, quindi quella la vorrei rigiocare. Rob, io ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo e attendiamo poi novità per la prossima stagione. Io ringrazio te, crepi il lupo e a presto.